E ben ritrovati, ultimo capitolo di Crimini e Criminologia. Tra poco apriremo un'altra delle nostre rubriche, una delle più seguite, anche se stasera ci sono arrivati messaggi con persone che ci hanno chiesto se e quando tornerà l'appuntamento con Crimini nei Cieli. E beh, tornerà presto, stasera non avremo Crimini nei Cieli. E salutiamo perché... anche a distanza Antonio Bordoni, anche se questa sera non è qui con noi. Naturalmente, perché nei titoli, no, evidentemente i telespettatori hanno visto i titoli d'apertura, non hanno visto Crimini nei Cieli, torna presto. Però volevo tornare a Gabriele Rau per ricordare che i nostri numeri, certo, o meglio il nostro numero per SMS e WhatsApp e la nostra mail sono validi anche, esatto, per la rubrica che ora andiamo ad aprire. La nostra redazione è ancora operativa, ci sta continuando a fare delle segnalazioni. Voi potete sempre scrivere al numero 334-9229-505, messaggi normali o WhatsApp, oppure all'indirizzo mail crimini.cusano@tv.com. Vi ricordo sempre, se vi fa piacere, firmatevi e specificate da dove ci state seguendo e soprattutto cercate di non eccedere nella lungaggine, perché poi si creano proprio problemi di natura pratica, diciamo, ecco, nella lettura, nel dar lettura dei vostri messaggi. Ovviamente noi la mail la diamo soprattutto per ricevere mail di segnalazioni, di considerazioni, ecco, messaggi in diretta brevi, domande, sì, messaggi secchi. Invece se volete dilungarvi, scriveteci delle mail. Infatti vi chiederete perché non leggiamo mai le mail durante la diretta, diamo la mail per approfondire durante la settimana e prendere i vostri consigli, esatto, eventuali. Ce ne sono arrivate tantissime sulla strage di Erba, ma devo dire anche sul caso che abbiamo trattato, e poi ci torneremo presto perché sono in attesa novità, di Liliana Resinovic. Però andiamo ad aprire la rubrica che andrà a chiudere questa puntata di Crimine e Criminologia. La galleria degli orrori. Vediamo il titolo di oggi. Più che il titolo o un argomento legato a un serial killer, è un ciclo specifico che comincia oggi. Vedremo quando riusciremo a terminarlo. Anatomia di un serial killer. Quindi vi raccontiamo i serial killer nel dettaglio. Ovviamente ricordo sul canale YouTube di Cusano Italia TV, se fate la ricerca Crimine e Criminologia Serial Killer e cercate, non so, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, li abbiamo trattati praticamente tutti, Cicatillo, il mostro di Rostov, ma anche tanti serial killer italiani, anche andando indietro nel tempo. Adesso invece ci concentriamo proprio sulle caratteristiche di un serial killer. Ovviamente fino ad oggi tutti quelli che trovate sul canale YouTube ce li ha narrati l'ospite che è in collegamento, il professor Marino D'Amore. Buonasera e ben ritrovato. Salve, ben trovato. Tutti i telespettatori. E allora ricordo, sociologo della comunicazione all'Università Niccolò Cusano e criminologo. Professore, ne abbiamo parlato sempre a Galleria degli Orrori, sono quasi 4 anni, iniziamo nel giugno del 2020 parlando del mostro di Nerola, parlando di Giro Limoni che non era il mostro di Roma. Ne abbiamo veramente trattati tanti di serial killer, di assassini seriali, però cerchiamo ora di fare proprio una loro anatomia e le chiedo subito un profilo di un serial killer, il profilo del serial killer. Diciamo, possiamo azzardare una sorta di profilo generale, anche se le generalizzazioni e gli assolutismi in questo caso non sono mai indicati, perché ogni caso è a sé stante. Bisogna necessariamente partire dal gruppo di socializzazione primaria, che è la famiglia. Quando si è in presenza di una famiglia problematica o multiproblematica, è molto probabile che effettivamente l'individuo che nasce all'interno di quella famiglia abbia poi una carriera criminale che molte volte sfocia nella serializzazione omicidiaria. Quindi parliamo di un figlio che può essere un figlio illegittimo, una famiglia in cui il rapporto tra i genitori si è basato sulla violenza, quindi su un modello violento che magari l'individuo, una volta diventato adulto, reitererà nelle sue prossime relazioni. Quindi un'infanzia che è caratterizzata da prevaricazioni, vessazioni fisiche ma anche psicologiche. L'altro aspetto importante è quella della cosiddetta sindrome dell'abbandono, cioè del figlio trascurato, cioè dove viene a mancare il legame di attaccamento tra il figlio o un genitore o entrambi
le figure genitoriali, e questo provoca quello che noi abbiamo citato in tantissime nostre conversazioni, che è l'analfabetismo emotivo, cioè l'incompetenza sociale, l'incapacità di provare empatia verso gli altri e quindi di instaurare relazioni degne di questo nome all'interno di una società. Questo tipo di meccanismo poi viene assorbito dall'individuo nella fase infantile, rimane latente per tanto tempo, può rimanere seppellito nell'inconscio e poi esplode magari in seguito a quel famoso punto di non ritorno che anche in questo caso abbiamo citato tante volte in questa trasmissione. È molto preziosa questa introduzione, professor D'Amore, e vorrei insistere ancora un po' sul tema familiare. Mi viene in mente il caso del più prolifico, almeno tra quelli conosciuti, serial killer italiano, Donato Bilancia, che si portò avanti per tutta la vita le umiliazioni, le vessazioni perpetrate soprattutto dalla madre durante l'infanzia, e ne parlò a più riprese anche durante la sua reclusione. Quindi possiamo dire che vivere, come dire, un'infanzia serena, un'infanzia priva di relazioni tiranniche o umilianti nei confronti del soggetto, non dico che metta del tutto a riparo dalla possibilità di diventare serial killer, però è già, come dire, un requisito prezioso che forse tutti noi, persone diciamo normali, non serial killer, dovremmo, come dire, apprezzare più di quanto facciamo, più di quanto non facciamo. Ha ragione, nel senso che poi si potrebbe dire tantissimo anche sul concetto di normalità, ma effettivamente la famiglia problematica rappresenta un po' il postulato. Anche se, come ho detto prima, esentando il nostro discorso da qualunque tipo di generalizzazione, di una carriera criminale che molte volte può diventare una serialità omicidiaria. In questo senso lei faceva riferimento al caso di Donato Bilancia, là siamo in presenza di una figura genitoriale castrante in gergo. La figura della madre in quel caso ha provocato la cosiddetta misoginia nel Donato Bilancia, infante, quindi bambino, poi adolescente, quindi adulto, che è sfociata poi in quella serialità, in quell'attività criminale che lo ha reso drammaticamente popolare. E sicuramente in quel tipo di azione c'era una proiezione del rapporto e del comportamento che lui avrebbe voluto avere con la madre. In molti casi, come nel caso anche dello stesso Donato Bilancia, questo tipo di costruzione, questo tipo di alfabetizzazione ai sentimenti provoca quell'isolamento sociale, quella esclusione sociale, cioè quel non riconoscimento nella società in cui si appartiene, che molte volte può provocare anche una derealizzazione, cioè si vive una realtà alternativa. Più delle volte lo stesso serial killer disprezza se stesso, proprio perché alcune esistenze criminali vengono definite all'interno di un concetto di bipolarità, davanti a una pseudonormalità che fa sembrare l'individuo perfettamente integrato all'interno della società, ci può essere una seconda vita che invece è fatta di atti omicidiari e deprecabili come quelli che raccontiamo. E questo è stato il caso, il comune denominatore di tante storie che abbiamo narrato all'interno della vostra trasmissione. E parlando di tutte queste storie, spesso abbiamo fatto un po' così riferimento a degli autentici segni premonitori, no? Della serializzazione, al di là, e però questa è importante, della cosiddetta triade di McDonald's, no professore? Sì, la triade di McDonald's è famosa da questo punto di vista, lo ricordiamo per i telespettatori, la triade di McDonald's sono i tre segni su cui si basa praticamente l'inizio dell'attività criminale che poi diventa serialità e serializzazione omicidiaria, che sono l'enuresi notturna, cioè la minzione notturna, la piromania e la violenza sugli animali. La violenza sugli animali diventa l'ultimo stadio, il confine, per far sì che poi quel tipo di appagamento, di gratificazione che si riceve nel infliggere una sofferenza in un essere praticamente indifeso diventa poi insufficiente per soddisfare quella stessa necessità e quello bisogno, e quindi si passa poi agli umani. Ma come dicevo prima, gli altri elementi sono l'isolamento sociale, quindi l'esclusione dalla società e la derealizzazione che ne consegue, si vive in un mondo di fantasia. A volte è indicativa anche la difficoltà di apprendimento, cioè la bassa scolarizzazione dell'individuo, che porta poi a un comportamento irregolare. Per esempio ci sono due elementi molto importanti, come la menzogna e l'ipocondria. La menzogna, cioè il dire, il saper dire bugie, è un primo esercizio di potere nei confronti dell'altro e nel gestire la realtà propria e altrui. E l'ipocondria invece, quando si inventano le malattie,
è un richiamo di attenzione, quindi un volere essere al centro dell'attenzione che poi porta al disturbo narcisistico della personalità. Altri elementi possono essere anche la sessualità precoce. Una sessualità che può essere vissuta ovviamente tramite abusi all'interno della famiglia, come dicevamo prima, per la famiglia problematica. Anche il furto in certi casi può essere associato a questo tipo di psicopatologia, perché il furto può essere una proiezione di quello che dopo verrà vissuto come feticismo, cioè nella serialità omicidiaria prendere delle parti di abbigliamento o, come abbiamo raccontato tante volte, delle parti corporee delle vittime per rivivere quell'esperienza, e poi forse anche la più ovvia, il precoce uso degli stupefacenti che coadiuva, anzi catalizza, stimola quella derealizzazione, cioè quell'uscita dalla realtà per vivere in un mondo, come dire, a misura del serial killer, che è vissuto solo da lui. E lei ha fatto molto bene prima, professore, come dire, a metterci un po' tutti al riparo da facili generalizzazioni. Noi stiamo tentando di fare discorsi quanto più possibili universali, ma poi dobbiamo sempre ricordare chiaramente che ogni vicenda, che ogni evenienza è in sé. A proposito della triade di McDonald's, di una delle componenti della triade, peraltro mi viene in mente il caso molto recente, molto discusso, di una ragazza inglese che prima ha orribilmente ucciso un gattino e poi apparentemente senza movente, questo è molto interessante, ha anche assassinato un essere umano e chissà che non possa essere anche questa ragazza una serial killer in itinere, per così dire, per quanto poi le quote rosa in questo caso siano fortemente minoritarie. Ecco, però sempre sempre tenendoci a distanza da ogni facile generalizzazione, vorrei, professore, che lei dicesse qualcosa anche a proposito più in generale del rapporto tra il soggetto già divenuto serial killer o che sta per diventare serial killer e la società, intesa quindi in senso più esteso rispetto alla cerchia familiare su cui lei ha già, spiegato abbondantemente. No, intanto faccio i complimenti perché ovviamente non è questo il palcoscenico in cui si fanno generalizzazioni, insomma ci conosciamo da tanto tempo e sappiamo, anzi so quanto voi sappiate essere multifocali nel raccontare e nel narrare le storie, e questo è sicuramente un apprezzamento che vi è dovuto. Dall'altra parte bisogna però dire che a volte, troppe volte in televisione, e ripeto, non è questo il caso, avviene questo tipo di generalizzazione. Per esempio, un errore che si fa molto spesso è quello di definire un serial killer una persona che uccide tre persone solitamente, tre, anche se poi la letteratura, soprattutto quella statunitense, dice che bastano due vittime con un comune modus operandi per definire poi l'identità del serial killer, riferisce insomma di una persona che uccide tre altre persone in uno stesso momento, in uno stesso lasso di tempo, e lo definisce serial killer. Non è così, quello è uno spree killer, cioè una persona che ha dovuto uccidere quegli individui per motivi circostanziali, perché magari gli impedivano una rapina o perché comunque volevano catturarlo o quant'altro. Il serial killer, uno degli aspetti fondamentali del serial killer, è quello del periodo di raffreddamento emozionale, cioè dopo un atto omicidiario ci deve essere un periodo di raffreddamento in cui il serial killer, tra virgolette, in un'accezione completamente drammatica, si ricarica rispetto a quel tipo di bisogno e di necessità per poi agire di nuovo. Quindi l'arco temporale è estremamente più vasto rispetto a quello dello spree killer. Per quanto riguarda la società, c'è sicuramente una situazione di anomia, cioè di non riconoscimento nei valori, nella cultura, ma soprattutto nelle norme di quella società. E quindi non solo c'è un isolamento eterodiretto che è compiuto dalla stessa società, ma anche un autoisolamento che porta in un primo momento a un periodo di, come dire, rifiuto e soprattutto di voglia di vendetta rispetto a un isolamento che viene ritenuto un peso troppo grande da poter sopportare, e dall'altro porta poi al disturbo narcisistico, cioè io sono escluso dalla società perché sono migliore della società, e in quanto essere migliore posso manipolarla e eliminare i componenti di quella società a mio piacimento. Questa è poi la fase iniziale. Il modus operandi, e quindi la tecnica in cui viene quel tipo di eliminazione e che costituisce la firma del serial killer, viene in un secondo momento. Ecco, prendo spunto da un messaggio, mi hanno appena girato al telefonino personale gli amici della redazione a proposito della definizione di serial killer, no? Se si uccidono due o tre persone, molto giusto e
devo dire puntuale quello che ha detto il professor D'Amore. E invece una persona da casa che si chiama Fulvio, che ci scrive da Milano, ci chiede: ma Ed Gein? Ovviamente usciamo completamente da anatomia di un serial killer in questo caso. Facciamo, apriamo e chiudiamo rapidamente questa parentesi. Lui si chiede: Ed Gein ha ucciso soltanto, che io sappia, scrive, due persone, per il resto ha soltanto trafugato cadaveri e poi ovviamente ha creato quell'orrore dentro casa, monili e altro, tratti da ossa, eccetera. Ecco, Ed Gein però è un serial killer, visto che Fulvio sostiene che non lo sia. Come si inquadra la figura di Ed Gein? Così rispondiamo all'amico di Milano. Ma io rispondo in maniera molto generale, come dire, tracciando un po' gli stessi elementi che ho detto poco fa. Il vero problema nel caso di Ed Gein, ma anche nel caso di altri serial killer... Comunque ha ragione Fulvio, ricordo bene anche io che siano solo due le vittime di Ed Gein e poi il resto sono cadaveri. Parliamo di ufficialità. Chiaro. Solitamente noi quando nelle nostre conversazioni con lei, anche nelle nostre passate puntate, abbiamo molte volte parlato dei delitti che vengono attribuiti in maniera ufficiosa, di cui non si hanno prove schiaccianti, ma che evidenziano dei punti di contatto che sono assolutamente da tenere in considerazione in questo senso. Quello è un primo aspetto. Il secondo aspetto, come dicevo prima, tanta letteratura statunitense dice che effettivamente bastano due vittime per far sì che ci sia una denominazione di serializzazione omicidiaria. Basta che queste due vittime siano divise da un arco di tempo sufficientemente plausibile all'interno di questa analisi, ma soprattutto che riportino lo stesso modus operandi, per esempio l'uso della stessa arma, l'uso della stessa modalità di uccisione, l'uso della stessa modalità di escissione di qualche feticcio corporeo, per esempio. E questo basta per definirli serial killer. Nel caso di Ed Gein sicuramente, è un caso che è stato tra l'altro studiato per tantissimo tempo, possiamo definirlo serial killer proprio in virtù di questi elementi, che sicuramente rappresentano una sorta di connotazione importante per far sì che lui venga definito in questo modo, oltre al fatto che, come lei giustamente sottolineava, la presenza dei monili e di quelle creazioni assolutamente deprecabili sottolineano l'aspetto non solo della parafilia ma anche del feticismo, cioè del fatto di poter ricordare quelle esperienze omicidiarie anche in un secondo momento, proprio nel periodo di raffreddamento che precede poi l'esplosione omicidiaria. Voglio solo ricordare, parliamo di colui che poi nella storia del cinema è diventato famoso, ha ispirato praticamente Letterface, anche se poi c'entra poco con Non aprite quella porta o con Il silenzio degli innocenti, però Ed Gein voleva con le vittime fare un vestito di pelle umana, così come poi appare nel serial killer del silenzio degli innocenti. D'altronde, Fabio, come molto spesso abbiamo detto anche in compagnia del professor D'Amore, la cinematografia, la serialità, non omicida, ma in questo caso anche televisiva, ha contribuito molto ad una conoscenza, certo spesso imperfetta e non accurata, del fenomeno dei serial killer. Romanzata. E a proposito appunto di fatti che invece... noi vogliamo un po', cerchiamo sempre di ripulire, no, dalle varie stratificazioni. Vorrei chiedere al professor D'Amore se, stando insomma ai casi di cui si è occupato, di cui si è interessato, è poi vero, come molto spesso si vede nei film, soprattutto quelli che hanno avuto più successo, che il serial killer tende ad essere una persona che si confonde molto bene, che impara magari proprio anche, come dire, a spese di proprio dolore, di propria sofferenza, inadeguatezza sociale, però impara a mimetizzarsi bene nel proprio ambiente, quale che esso sia, e in questo modo riesce anche ovviamente ad attirare più vittime in trappola. Anche questo chiaramente non è un discorso universale o generalizzabile all'infinito, però sono esistiti diversi casi di questo tipo, professor D'Amore. Assolutamente, alcuni famosissimi, da Jack lo Squartatore in poi, fino a Ted Bundy, lo stesso Zodiac, insomma, sono tra l'altro il primo e l'ultimo che ho citato non sono mai stati trovati, quindi sono persone che effettivamente si sono mimetizzate con grande maestria all'interno della società di appartenenza, e questo sicuramente rappresenta un ulteriore elemento rispetto all'organizzazione della loro attività. Il serial killer organizzato
è quello che effettivamente sembra quasi ovvio dirlo, ma è importante sottolinearlo, compie meno errori. E quindi compiendo meno errori è meno rintracciabile. Ci sono anche invece i serial killer che sfidano continuamente l'autorità per essere trovati e vivono di questa sfida. La loro attività si alimenta, si nutre, rappresenta una linfa questa sfida che li porta ad andare avanti fino a poi essere arrestati e magari alcuni si sono consegnati, per esempio quando abbiamo parlato di Pikuskin, alcuni si sono consegnati addirittura con la voglia solo per poter dire non ce l'avete fatta, se non vi aiuto io non mi prenderete mai. Questo è un altro concetto. Quindi ci sono tantissime derivazioni e tantissime declinazioni diverse in questo senso. Quello della bipolarità è un aspetto importante, il fatto di sapersi dividere con estrema disinvoltura. Molti serial killer avevano delle famiglie che erano ritenute assolutamente rispettabili all'interno del loro contesto sociale e poi nel privato davano luogo alle più grandi nefandezze. Questa è una grande abilità, il fatto di saper dividere una pseudonormalità di facciata da una deprecabilità omicidiaria che invece viene nascosta proprio da quella apparenza così fittizia. E allora direi che possiamo fermarci qui per la prima puntata di Anatomia di un Serial Killer. Eventualmente abbiate curiosità, crimini.cusano@gmail.com, mandate una mail, ecco, la vedete in sovraimpressione, crimini.cusano@gmail.com, oppure volete anche scriverci al 334-9229-505. Magari mettiamo insieme tutte le vostre domande, poi le valutiamo, le selezioniamo anche insieme al professor D'Amore e vi rispondiamo nella seconda puntata di Anatomia di un Serial Killer, anche se poi le cose da dire sono ancora tante, poi andremo anche a cercare di distinguere le varie categorie di serial killer. Per oggi è tutto, grazie al professor D'Amore. Grazie professore. Grazie a voi come sempre, arrivederci. Sociologo della comunicazione all'Università Niccolò Cusano e criminologo. In chiusura ne approfitto per ricordare la Galassia Cusano Media Group e quindi il canale 234 del digitale terrestre Cusano News 7 la domenica per gli appassionati di crimine e criminologia, no? Un appuntamento che si è sdoppiato ormai da molto tempo, però su canali diversi, ad orari diversi, a chi di voi facesse piacere. Ricordo l'appuntamento con Filo Giallo, sempre la domenica, 234 del digitale terrestre, dalle 19 alle 20, anche lì tentiamo di approfondire i principali fatti di cronaca giudiziaria dell'attualità, della contemporaneità. Con Gabriele Rao, invece su Radio Cusano Campus, tutti i giorni, ma in realtà dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 12, c'è La Storia Oscura, e anche lì tanti fatti col case, ma anche soprattutto, devo dire, fatti legati all'attualità e relativi sviluppi col sottoscritto e Tiziana Ciavardini. Grazie alla regia di Alessio Tancorra, grazie ovviamente a Lorenzo Guidotti, la linea e il ringraziamento anche a lui, a Manuel Mazzega nella regia centrale. Qui diamo la linea perché Crimine e Criminologia per questa domenica termina qui, ci vediamo domenica prossima, puntata speciale da non perdere, abbiamo detto, per celebrare tutti i caduti, tutte le vittime del terrorismo, soprattutto delle forze dell'ordine. Una puntata sul caso Moro e non solo. Grazie a Gabriele Rao. Grazie a te Fabio Camillacci. E grazie a tutti voi per la cortese attenzione, a tutti coloro che ci hanno scritto. Buon proseguimento con i programmi di Cusano Italia TV. Buonanotte, ci vediamo domenica prossima.